Sì, comunque, ok, sono contento che ci siano i free to play e col PlayStation Plus ci fanno i regali e quant'altro, però vacca boia, dai, io non ci credo che in tutto il mondo non ci sia un triste demente che voglia giocare facendo sopravvissuto e che non venga sburlato dentro questa partita, perché sto aspettando veramente da tanto. E tra l'altro controllate, perché come al solito pingo, che confronto alle persone con cui sto giocando neanche troppo, però in poche parole, sia questo che questo sono arabi, Saudi Arabia, cioè. Ma Cristo, ma non c'è una persona in Italia che ci gioca? Sono l'unico stronzo? Possibile? No, non credo, perché comunque. Insomma, penso sia un gioco così di nicchia. Niente, signori, cerchiamo un'altra lobby e speriamo che ci vada meglio, dato che dopo 2 ore di attesa. Siamo entrati in partita. Stavamo giocando, stavo registrando, stava andando tutto come doveva e ovviamente Lost ci ha abbandonato. Se effettivamente stavo giocando in Arabia. Allora, abbiamo il nuovo perk, dicevamo, Deja Vu potenziato, che è davvero fico. Però io non ho fatto in tempo a mettermi la cassetta degli attrezzi. Tra l'altro avevo la cassetta degli attrezzi anche con. Sei già qua? La roba per velocizzare le riparazioni. Poi io vorrei veramente sabotare tutti i ganci. Mi piacerebbe tantissimo con una squadra mettersi d'accordo tutti con le cassette e sabotare più ganci possibili. Sarebbe una figata. Allora, qua siamo dall'uscita. Lì c'è il killer. Io sai dove vado? Ah, ho visto quello. No, va in casa lui, beh allora. Ma sono in due. Qui è il trapper. Ah, cosa stanno facendo? Rinza runza fanno. Zan zan zan. Ascolta, ciao. Seminterrato. No, 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 è mia, ti attacchi il cazzo. Volevi cercare tu, però in realtà è mia, è inutile che mi fai teabagging. No. Andiamo insieme. Fa poco casè. Madonna, questa qua è quella velocissima, vero? Ma che roba? Sai che non ci voglio andare con quella? Fa troppo casino. Vado per cazzi miei a cercarmi i totem. Madonna. Fare i big points. Mi interessa solo quello. Raggranellare punti. Ecco, vedi questo lo vorrei. Lo vorrei rompere, ma non posso. Senza la cassetta. Quindi sono già feriti. Io purifico. Cazzo, sta arrivando. E neanche un generatore fatto, madonna. Oh. Vabbè. Ah, lì vicino a me. C'è il gancio liberato. Guarda che l'altro è dentro. No, che coglione. Stavo guardando la scena, ragazzi. Ma perché sono così stupido a volte? Mi spiegate perché a volte devo essere così scemo? Stavo guardando la scena perché c'era il tipo nascosto nell'arma dietro, ho detto qua succede qualcosa di epico. Devo concentrarmi, dai. Sono più lunghi da fare questi, forse è una mia impressione. Basta, urca, quanti cazzo me ne fai. Però questa qua non lagga, almeno. Aspetta. Devo salvare questo. No, l'ha preso, via. Allora vado a curare l'altro, dov'è? Non è andato quel ritardato. È là. Vaffanculo, ma mi vedrà. Secondo me no. Totem, guarda, me ne frega le palle. Ciao.
Purifico il totem. Ah, bello è il lavoro di squadra. Cazzi vostri. Fate beccare subito, vi faccio. Io non pretendo che mi veniate ad aiutare quando mi beccano subito, perché tanto lo so che il killer 9 volte su 10 campera dal tipo attaccato al gancio, quindi quella è una meccanica, però dovrebbero cambiarla quella roba lì. Cioè, metti le trappole, metti quello che vuoi, però non camperare lì dove c'è il tipo, se no è ovvio che nessuno ci viene a salvarlo. Questa cazzo di torcia, cosa serve? Non lo so. Fa schifo, fa. Ci facciamo i puntoni, ci facciamo due chiacchiere. Intanto il nostro K41 danne 10 più 2007, nome, una garanzia. Mi sta squagliando, l'altro è per terra, siamo sempre come al solito da soli. Oh, meglio soli che male accompagnati. Aspettiamo la botola e stavolta mi ci butto qui. Se la trovo. Io devo ancora fare il killer, ragazzi, ma veramente non riesco, non riesco. Apro la partita e quando sono lì, che devono entrare le persone, mi butta fuori, mi dice che sei stato disconnesso per la rete assente, un lavoro del genere, ma non è vero. E dopo poi quando la cerco come sopravvissuto, ok, si vede che è una linea di merda, non posso stare. Vedrai che sarà per quello. Adesso che ci penso mi è venuto in mente. Si vede che è una linea talmente di merda che io non posso ostare in questo gioco, perché, ripeto, quando fai il killer sei tu l'host. Quindi in teoria sei anche agevolato, perché hai la connessione migliore. Vedrai che non me lo fa fare per quello lì. Ah, adesso che ci penso. Perché se no non funzionerebbe nemmeno da sopravvissuto. Stava mettendo a posto il generatore quello là, ma cazzi suoi, guarda. Stai sicuro che non ti vengo a salvare? Fidati, fidati di queste parole. Dove sarà la botola? Egoista. Gioca per se stesso, per i punti, per fare i totem, eccolo! Poi avevo provato anche una partita, non so se avevo registrata. Boh. La pila con i perk, cioè la torcia con la lampadina potente, con l'impugnatura, quel cazzo che è, ma boh, io gli ho sparato in faccia, non lo so. Non lo so, ragazzi, cioè. Sbaglierò io a usare. C'è aperta la botola, eh. Dovremmo andare a individuare la posizione. Per fare una buona cosa. Eccola qua, l'ho già trovata, sento il rumore. Qua in mezzo ai cingoli, perfetta. Allora, sei in mezzo ai cingoli, io faccio un po' di questo. Allora. In mezzo a quei cingoli là, boh. Non disconnetterti però, dai. Trapper. Sentiti in gamba che ne hai uccisi tre. Il trapper, madonna. Non ha aiutato nessuno in questa partita, però l'ho visto. Però ci stavo provando, dai, non potete dirgli no. Gli ho fatto segno quel tipo là, su, è innegabile. Guardalo. L'altra parte della mappa non ha capito, è inconsapevole della mia presenza qui. Il vero killer sono io. Mi faccio sclerare tutti, e poi quittano. Dai, eh. Dai, panchettona. Fammi un giro di poli vuole Dudu. Spring. Eccellente. Oh, la puttana. La puttana. Ha visto la botola. Va in casa. No. Non mi vede! Cosa fa? Dove va? È bellissimo! È diventata un po' comica la situazione, mi piace a Dio. Mi diverto troppo. Sei andato? Boh, vattene a fanculo, eh.
adesso io gli accendo questo, lui dice cazzo, ma è scemo, proprio, mi sta proprio perculando, vuol fare i punti invece di scappare. Perché quando lui vede la posizione del generatore attivato, immagino che gli arrivi la notifica, ha visto la botola, quindi. La botola oscura. Guarda che mi... è bellissimo perché ricarichi la... il perk Deja Vu, poi ti fa vedere tutti. Vabbè, dai, io vado. Ciao. Whis. No. Guarda il Margarita 99, incredibile. Si è accumulato quello che ho appena preso. Madonna quanti punti. Madonna i tuberi. Fa vedere. Vabbè. Non ho aiutato nessuno. Ci sta. Mi sono tenuto anche la torcia, grazie. Dobbiamo arrivare a livello 15 per l'ultimo perk. Che possiamo metter su. Andiamo a vedere, ci facciamo la tela, poi ci salutiamo. Vabbè dai, partite tranquille, lo so che... per stare anche un po' in compagnia, no? Vabbè, a me non dispiace, ragazzi. Ditemi poi voi se... se vi annoiano questi video, però, insomma, alla fine cosa devo fare? La tua mente si è aperta a nuove possibilità. Il quarto slot di competenze... Merda, ho sbagliato tutto. È vero, è la tela che fa la differenza. Quindi abbiamo già... wow, che mettiamo? Questo? Non aiuto mai nessuno. Io c'ho questo, questo e questo. Questo cos'è? Atterraggio bilanciato, ma non me ne frega un cazzo, sai? Parentela. Sblocca il potenziale di capacità lettura dell'aura. Mentre sei appeso al gancio. Velocità sui consumi della carica. Premonizione. Bah, provo a mettere questo che mi dice dove è il killer. Se guardo nella direzione in cui è il killer dovrebbe dirmi se c'è. In teoria. Adesso facciamo questo, ragazzi. Cosa sei? Ecco, un'altra roba per la bagaglia. Io direi che kit medico per l'emergenza. Voglio... vado di qua, beh. Mi prendo quello, poi mi prendo questo, non so cos'è. Appendice mappa, boh. Questo è quello che mi manda nella mappa dove voglio io. 5000 non ce li ho. Scatola misteriosa. Cazzo, non c'ho i soldi. Posso andare di qua? Sì, posso fare anche questo. Va bene, signori, dai, ci vediamo al prossimo appuntamento. Adesso vado a letto perché domani devo star su presto. Ci vediamo alla prossima e abbasso Battlefield 2. Veramente orribile. Evviva Dead by Daylight. Scaricatevelo, cazzo, dai. Non è possibile che non trovi italiani, Cristo. Su, ciao a tutti.